Si chiama mecenatismo ed è il valore aggiunto per la tutela del patrimonio storico ed artistico in Italia. Musei, biblioteche, archivi, parchi archeologici, monumenti, opere d'arte, teatri e molto altro ancora sono tra le realtà sostenute da tempo dalla campagna Art Bonus, promossa sul web dal Ministero per i beni e le attività culturali. La campagna si fonda sul regime fiscale agevolato che consente di supportare il patrimonio culturale pubblico, unico al mondo, con donazioni di cittadini e aziende che godono oltretutto del 65% di bonus fiscale. Sei al momento le candidature cremonesi. Come sta andando la raccolta? Tra gli interventi con raccolte chiuse figurano le colonie padane, che hanno ricevuto 1.980.000 euro di erogazioni liberali, e il Teatro Ponchielli, che ha raccolto 189.544 euro, più altri 2.000 da una contemporanea raccolta ancora aperta. I fondi finanzieranno i lavori di ristrutturazione e l'attività artistica. Ancora aperte invece le raccolte per la valorizzazione dell'ex monastero di Santa Monica e il magazzino Carri di Via Bissolati, futura nuova sede del Polo dell'Università Cattolica. Sui 4.800.000 euro necessari per l'intervento, ad oggi ne sono stati raccolti 274.628. La meta è ancora lontana. Le coalizioni civiche liutarie, che raccolgono la più completa testimonianza europea di strumenti ad arco di scuola cremonese, hanno raccolto finora 60.000 euro sui 90.000 necessari per il progetto Storioni. Il Museo del Violino ha chiesto 48.845,14 euro per la realizzazione di impianti e servizi per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio qui conservato. Finora ne ha raccolti 18.853. Ancora quota zero invece la raccolta fondi per il Palazzo Omaggio Grasselli, di proprietà del Comune e sito in corso 20 settembre. Servono 439.704,84 euro per il restauro delle decorazioni e degli elementi costruttivi degli appartamenti al piano nobile. L'intento è quello di rendere tali ambienti, e in particolare i saloni del Manfredini, fruibili dal grande pubblico e aperti per visite e convegni. Ma per farlo occorre che i benefattori prendano coraggio e si facciano avanti.